Riprendiamo allora la nostra lettura delle Sante Scritture e già insieme avevamo cercato di comprendere il fenomeno del profetismo in Israele e quindi dopo quell'introduzione siamo più che mai abilitati a entrare nel profetismo in modo preciso, particolare, mettendo a fuoco dei profeti e la loro profezia. Quando gli uomini che fecero la redazione finale delle Sante Scritture si ritrovarono di fronte a loro un insieme degli scritti profetici, li divisero nei grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi nei piccoli profeti, una raccolta di 12 profeti o profeti minori. Attenzione, in realtà questo aggettivo che accompagna il termine profeta, grandi profeti, profeti minori, è dettato soprattutto dall'estensione dei libri, non dalla grandezza dei profeti come grandezza di uomini di Dio, ma piuttosto dal fatto che Isaia, Geremia e Ezechiele sono dei libri che hanno diversi capitoli, tutti verso la cinquantina di capitoli. Mentre invece i cosiddetti profeti minori ne hanno al massimo 10, 12, non di più, quindi sono scritti più brevi, ma la loro importanza è decisiva. Quando è iniziato il profetismo, le grandi figure che si sono attestate sono state, le abbiamo visto, soprattutto Elia ed Eliseo, che non ci hanno lasciato assolutamente degli scritti, ma la loro vicenda è narrata in alcuni capitoli dei libri del re, quindi sotto forma di narrazione. E stanno all'interno di quella che voleva essere la storia del popolo di Israele. Invece noi ci troviamo stasera di fronte ad Amos, che è il primo e il più antico dei profeti di cui ci sia uno scritto che porta il suo nome. Amos è il titolo che viene dato a questo libretto. Ma attenzione, Amos viene un secolo circa dopo Elia ed Eliseo. Vive attorno al 750 a.C., però lui dà veramente inizio a quella che sarà una vera e propria produzione di testi profetici. Cerchiamo di conoscere innanzitutto chi è Amos. Le uniche notizie di lui le sappiamo da questo libro che porta il suo nome. Non abbiamo altre testimonianze di lui
in altri libri della Bibbia. Sappiamo che aveva semplicemente questo nome, quindi uno che porta un nome senza portare il nome di famiglia è un uomo che appartiene al popolo, che appartiene alla gente comune, oserei dire alla gente che non è degna di avere un casato, una dinastia o una famiglia che in qualche misura ha un nome da menzionare. Amos, semplicemente il suo nome. Il libro ci dice che era nato a Tecoa, un villaggio collinare nel meridione del regno di Giuda, ai confini con il deserto. È un piccolo villaggio che dista a una ventina chilometri da Gerusalemme, si può anche dire a una decina di chilometri da Betlemme, ma verso il deserto. E faceva semplicemente il pastore. I termini che vengono usati nel libro sono il primo pecoraio e il secondo mandriano, ma sono termini equivalenti. Insomma, guidava del bestiame minuto, né più né meno. E poi si dice anche che faceva l'incisore di sicomori, una pianta che dà dei frutti che hanno bisogno per maturare di essere incisi. E lui faceva con ogni probabilità questo lavoro anche a giornata, diremmo noi. Insomma, vedete, non era un uomo che apparteneva a porzioni o aristocratiche o sacerdotali di Israele, ma apparteneva proprio, oserei dire, al popolo, quello più semplice, quello che contava meno. Dunque, Amos è uno che è appartenente al regno del sud, al regno di Giuda, ma il suo ministero lo va a svolgere nel regno del nord. Voi sapete che dopo Salomone, il grande re di pace, il regno si era diviso in due parti. Il regno del nord con capitale Samaria, Sichem, e il regno del sud con capitale Gerusalemme. E tra i due, in realtà un solo popolo di Israele, ma tra queste due entità c'era tensione e c'è stata anche guerra fratricida. Però nel momento in cui appare ed entra sulla scena Amos, quel tempo è un tempo di pace. È un tempo di pace perché l'Egitto è una potenza in quel momento che non è aggressiva. A Oriente Babilonia deve ancora sorgere come impero con grandi pretese. C'è stata una vittoria da parte soprattutto del re del regno del nord su Aram, il nemico che abitava l'attuale Siria, e di conseguenza è un momento di pace, un momento di grande sviluppo economico, un momento di grande benessere per il popolo di Israele.
Ebbene, è in quel momento che noi non sappiamo il perché, non ci viene detto, questo pecoraio, questo mandriano, questa persona dovremmo dire semplice, non erudita, va a nord, lascia il suo regno, la Giudea, e si spinge nel regno del nord, dove comincia il suo ministero profetico. L'unica cosa che comprendiamo dal libro è che una forza potente lo ha spinto, una voce che lui riconosce come la voce di Dio gli ha chiesto di fare il profeta, e questa voce gli chiedeva di dire quelle parole che erano un giudizio sul popolo di Israele in quel momento che sembrava momento così positivo, di grande pace, di grande benessere, ma che in realtà agli occhi di Dio era un momento di idolatria, un momento di allontanamento del popolo dalla fede. C'era un'ubriacatura soprattutto di questo benessere e il popolo era veramente lontano da Dio. Anche se c'era una grande magnificenza nel culto, nella liturgia, questa era semplicemente una mondanità. Non era assolutamente un cercare Dio e un mettersi in comunicazione con Lui attraverso quella che Amos dice: la via del Signore è una via che richiede il praticare la giustizia, richiede il praticare la solidarietà, chiede soprattutto di essere vicini alle vittime, ai poveri, allora soprattutto identificati nella vedova, nell'orfano e negli stranieri, quelli che non avevano diritto ad essere proprietari ed erano davvero gli scarti della società. Ebbene, Amos è un profeta che ha un linguaggio duro, tagliente, capace di grandi invettive e riesce a individuare con i suoi occhi penetranti veramente il male che ammorba tutta la società di Israele, e individua i sacerdoti, individua il potere regale, individua quelli che esercitano la giustizia, individua quelli che possiedono la maggior parte delle terre, individua i ricchi e contro di loro si scaglia a favore dei poveri all'interno di una logica di giustizia. Io credo che se si conoscesse meglio la profezia di Amos, non saremmo tanto scandalizzati oggi, quando eventualmente la Chiesa prende una posizione così chiara, dura, a favore dei poveri, a favore delle vittime della storia, che sono così numerose nel mondo, a favore di quelli che sono oppressi e calpestati dai dominatori e dai potenti. Anzi, oserei dire che la voce della Chiesa sembrerebbe timida, permettetemi di dire. Lo vedrete dopo aver ascoltato Amos. E quanti se la prendono con Papa Francesco dovrebbero impallidire, perché se Dio ha chiesto a un profeta come Amos di dire qual era la via per andare al Signore e in termini così esigenti di giustizia,
di condivisione dei beni. Il Papa non può non farlo dopo che a questo messaggio del profeta e dell'Antico Testamento c'è anche il messaggio di Gesù Cristo, c'è anche il messaggio del Vangelo, che non solo pone le stesse esigenze, ma addirittura qualche volta le trascende, arrivando a una carità che ci sembra impossibile a noi uomini. In quel momento di grande entusiasmo per la situazione economica, politica, sociale, così positiva, molti dicevano: è il momento che arriva il giorno del Signore, Yom Adonai, e cominciano a invocare: viene il giorno del Signore, il Signore sta per pigliare il potere, arriva e sgominerà tutti i nemici e Israele dominerà su tutti i popoli del mondo. E anche questo smaschera Amos, dice: un'illusione, è un'illusione. Perché a Dio è caro Israele, ma anche gli altri popoli sono tutti cari. E se Dio ha fatto fare un esodo a Israele, ha fatto fare degli esodi, cioè dei cammini di liberazione, anche agli altri popoli. La differenza è che a Israele c'è stata la rivelazione e Israele lo sa, mentre gli altri popoli non lo sanno, ma il cammino di liberazione l'hanno fatto. Permettetemi di andare a questo versetto finale così importante, che ci dice bene esattamente dove tende Amos. Siamo alla fine, le conclusioni. E sentite cosa dice Amos a nome di Dio. Siamo al capitolo 9, versetto 7. Dio si rivolge ai figli di Israele, quindi al suo popolo, al popolo che lui ha liberato dall'Egitto, ma che adesso è un popolo idolatra, è un popolo che misconosce l'alleanza, è un popolo che ha ripudiato il Dio vivente per seguire gli idoli falsi. E allora Amos dice a nome di Dio: non siete voi per me come gli etiopi o figli di Israele? Parola del Signore? Sì, io ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, ma ho anche fatto uscire i Filistei da Caftor, gli Aramei da Kir, cioè l'esodo. Non l'ho solo fatto fare a Israele dall'Egitto, l'ho fatto fare anche ad altri popoli. Io sono il Signore di tutta la terra e quindi non pensate che la mia regalità sul mondo sia una regalità che diventa vostro potere su tutti i popoli e contro tutti i popoli. È veramente molto esigente Amos e toglie tutte le illusioni al re, ai sacerdoti e ai e al popolo. Cerchiamo però di comprendere: questo libro ha delle parti che certamente sono state scritte da Amos, o se non da lui che non sapeva scrivere, da qualcuno che gli era talmente vicino da scriverlo a suo nome. Sono le sezioni in cui si dice io, quindi o è lui, o se lui non sapeva scrivere essendo un pecoraio, un madriano, qualcuno ha raccolto questa sua profezia, però c'è questo materiale. Poi certamente queste sue parole hanno vissuto, quindi i redattori hanno messo alcune cose di racconto
che non sono di Amos, anche se riguardano lui. E infine il redattore finale ha certamente, prima di metterlo tra i 12 profeti, gli ha dato una specie di cornice, facendo notare come, pur in questa profezia, che era una profezia per il regno del nord, ma che veniva da un uomo del regno di Giuda, questo uomo del regno di Giuda ubbidiva al fatto che il suo signore era il signore che aveva il tempio in Gerusalemme, il signore che aveva la sua presenza sul Monte Sio. E quindi ci sono semplicemente queste precisazioni all'inizio e alla fine che lo inquadrano. Ma noi cerchiamo di capire, innanzitutto, la sua vocazione è molto importante. Ci viene descritta al capitolo 7, versetto 10-17, e poi la leggiamo dopo, anche se è scritta prima, al capitolo 3, versetti 3-8. Perché la leggo dopo? Perché al capitolo 7 c'è la narrazione. Al capitolo 3, che pur precede, c'è già una teologizzazione, c'è una meditazione sulla vocazione, e quindi vale la pena leggerla dopo per comprenderla più in profondità. Il racconto di vocazione al capitolo 7 è un racconto che ci parla di un conflitto. Amos, vi dicevo, è salito nel regno del nord. Nel regno del nord, dove in quel momento il re che regna è Geroboamo II, il 13° re di Israele. E la sua predicazione dà fastidio certamente al re, la vedremo subito dopo, tutte queste sue invettive nella prima parte, ma dà fastidio anche al sacerdote. Soprattutto Amos amava andare a predicare vicino ai santuari, perché a Gerusalemme c'era il Tempio, ma nel regno del nord c'erano ancora dei santuari diversi, Sichem, Galgala. Erano dei luoghi in cui la gente si radunava per fare sacrifici, per fare il culto a Dio, il Dio di Israele certamente, e lì c'erano anche dei sacerdoti. Ora, soprattutto, attenzione molto importante, a Betel, che era la capitale, c'era il santuario più importante, che era il santuario del re. Voi sapete che i re hanno sempre voluto una specie di santuario loro, per avere la religione al loro servizio, con dei sacerdoti che certamente ricevevano dal re tutta una serie di favori, e il re assicurava anche loro il benessere economico. Ebbene, mentre lui sta predicando lì al santuario di Betel, ecco che il sacerdote Amasia, che era sacerdote lì, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, perché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo, Israele andrà in esilio lontano dalla sua terra. Certamente, vedete, una scena che si ripeterà, esattamente come per Gesù, permettetemi l'attualizzazione.
i sacerdoti che vanno da Pilato, il potere politico, guarda che costui incita la rivolta contro Cesare. E la stessa cosa qui, vanno dal re Geroboamo, ecco c'è qui questo profeta che incita contro di te il popolo. E allora ripetono la profezia che diceva Amos, diceva: se continua così nel suo comportamento, Geroboamo morirà di spada, anche se questo è un tempo di pace. E anche se voi sperate in un futuro buono, in realtà il popolo sarà condotto in esilio da una potenza straniera. Notate bene, una potenza straniera che era all'orizzonte. E allora Amasia disse ad Amos: vattene, vattene, veggente. Era uno dei nomi, l'abbiamo visto l'altra volta, dato al profeta, Roè, visionario. Se il termine Navi, profeta, indica soprattutto il portaparola di Dio, l'altro termine Roè è uno che vede con occhio penetrante, vede quasi l'invisibile, vede nel presente ciò che sta per succedere. E allora gli dice: ma via, veggente, con disprezzo glielo dice, ritirati verso il paese di Giuda, che è la tua patria, e là mangerai il tuo pane e berrai e potrai là profetizzare. Ma qui a Betel non fare il profeta, perché questo è un tempio del re, è il tempio del regno. Vedete dunque il sommo sacerdote di quel santuario di Betel, scacciamos, va via, va a fare il profeta di nuovo nella tua terra, torna al sud, torna nella terra di Giuda, mangia il tuo pane, non venire qui a mangiare il pane a tradimento. E allora Amos gli dice la sua vocazione. È uno dei testi più belli e più importanti della Bibbia. Amos rispose ad Amasia: non ero profeta io, né figlio di profeta. Ero un pastore e un incisore di sicomori. Ma il Signore mi strappò dietro al bestiame, e il Signore mi disse: va, fai il profeta al mio popolo di Israele. Vedete, qui c'è davvero la vocazione del profeta, che sente di colpo, improvviso, senza mai essersi preparato. Infatti questo era né figlio di profeti, dice, e neppure uno che era profeta. Era un pecoraio. Ma il Signore mi ha strappato, il verbo ebraico dice, mi ha strappato via dal gregge. E mi ha detto: lascia tutto, lascia il tuo gregge qui, va nel nord, va a fare il profeta in mio nome. E qui davvero quasi si dice la riluttanza da parte di Amos andare a dire una parola di Dio al popolo di Israele. Però sentite, il profeta, certamente i profeti non hanno la mitezza che avrà Gesù, pur essendo profeta come lui. E allora continua Amos: ora ascolta tu, Amasia, la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non predicare contro la casa di Israele.
Ma così dice il Signore: tua moglie diventerà una prostituta in città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà spartita con una corda, tu morirai in terra immonda e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. La minaccia terribile. Gli dice: guarda che proprio tu, con questo vattene, con questo cercare il male, con questo non intraprendere una via di conversione, tu finirai morto in terra immonda. Per un sacerdote era la cosa peggiore. I tuoi figli cadranno di spada perché ci sarà l'esilio e tua moglie diventerà una prostituta. È veramente il profeta con la sua invettiva e il suo castigo che ha una parola di giudizio forte. Certamente, ripeto, Gesù mai e poi mai si sarebbe mosso con queste parole. Però i profeti dell'Antico Testamento, quando proclamano il giudizio di Dio, lo proclamano con forza e lo proclamano certamente in una maniera e con parole che ci lasciano magari allibito. Questo è il racconto di vocazione che fa Amos. Ma se noi andiamo al capitolo 3, versetti 3 e 6, sentite qui come tutto è teologizzato. È molto importante capire questo. In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo progetto ai suoi servi, i profeti. Ruggisce il leone e chi mai non trema? Il Signore Dio ha parlato. Chi può non diventare profeta? Vedete, Amos è una particolarità e anche un poeta. Sovente il testo ebraico che riporta le sue parole ha un andamento poetico, come in questo caso. E notate bene come qui c'è un paragone, ma che ci aiuta a comprendere. Dice insomma Amos: quando c'è una causa, c'è un effetto. Se c'è un leone che ruggisce, l'effetto è che qualcuno si piglia paura. E se il Signore parla, l'effetto è che qualcuno diventa profeta. Quindi vedete la teologizzazione di quello che era un racconto. Il profeta nasce perché Dio ha parlato, perché la parola di Dio gli arriva al suo cuore, alle sue orecchie, perché la parola di Dio, altra espressione profetica, cade su di lui. E lui non può non dirla, non può tenerla per sé, è obbligato a esplicitarla. Questo vi dice esattamente la vocazione di Amos. E mi sembra importante perché questo varrà per tutti i profeti e vale per le vocazioni del Nuovo Testamento. Ricordate soprattutto la vocazione di Paolo. E negli stessi termini, quando lui parla della sua vocazione in Galati, e dice che a un certo punto il Signore l'ha chiamato, lui non si era preparato a nulla, anzi, era un persecutore dei cristiani. Ma Dio l'ha chiamato. Poi le forme con cui l'ha chiamato, i racconti, voi lo sapete, la luce, la sua caduta per terra quasi accecato dalla luce, la parola di Gesù che gli dice: perché mi perseguiti? Ma questi sono tutti racconti, narrazioni. L'essenziale è detto in Galati: il Signore mi ha chiamato. E se mi ha chiamato,
io non ho potuto assolutamente rifiutarmi di fronte a questa parola potente di Dio. Ecco, questa è la vocazione. Poi, certamente è importante che noi questa sera comprendiamo innanzitutto che c'è una prima parte all'interno del libro, una prima sezione dal capitolo 1 fino al capitolo 6, che è una serie di messaggi mandati a Israele. Una maniera che usava molto Amos per parlare e far restare nella mente ciò che diceva era servirsi una serie di giochi di parole, perché questo aiutava l'ascoltatore a memorizzare. Allora, voi trovate al capitolo 1, versetto 3, così dice il Signore: per tre misfatti di Damasco e per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno trebbiato con trebbie ferrate Gala, alla casa di Cazzael darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Hadad, spezzerò il catenaccio di Damasco, sterminerò gli abitanti di Riccataven e chi detiene lo scettro di Beteden e il popolo di Aram andrà schiavo a Kir, dice il Signore. È un oracolo, l'avete capito, contro la Siria, la cui capitale è Damasco. Ma la maniera è per tre delitti, tre misfatti, e per quattro non revocherò quello che ho deciso. Per dire, è troppo. Ce n'erano già tre peccati grandi, ne ho trovato addirittura quattro. Ma notate, subito dopo un decreto, un'invettiva per Gaza e i Filistei. Così dice il Signore: per tre misfatti di Gaza e per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle Edom. Appiccherò il fuoco alla casa di Gaza e, come al solito, il castigo per questo misfatto. Tutti i misfatti sono misfatti contro la giustizia, misfatti di oppressione del popolo, oppressione dei miseri. Poi Tiro e la Fenicia. Vedete, adesso sta passando con oracoli i popoli attorno al regno del nord. Quindi ad est la Siria, poi a sud Gaza e i Filistei, adesso Tiro e la Fenicia che sono a nord-est. Così dice il Signore: per tre misfatte di Tiro e per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno deportato popolazioni intere Edom. Soprattutto i peccati di queste popolazioni sono aver deportato gente del popolo di Dio, gente del popolo di Israele. D'altronde, attenzione, ve l'ho detto. Il ministero avviene in un momento in cui ci sono delle razzie dei popoli attorno e hanno fatto in queste razzie delle deportazioni. Ma deve arrivare la prima grande deportazione di Israele nel 722, quando cadrà Samaria e arriveranno la Siria. Quindi qui siamo prima, ma ci sono già le deportazioni avvenute dei popoli vicini. E poi ancora Edom. Edom va collocato nel deserto. L'attuale situazione, per qualcuno che si ricordi un po' la geografia, dove sta Petra, al di là del Giordano, al di là del Mar Morto, tribù di Beduini, ma attenzione, tribù terribile.
perché quando il popolo di Israele era uscito dall'Egitto, proprio Edom li aveva attaccati, li aveva quasi sterminati. Quindi Edom è una figura massima del grande nemico. Poi sarà Babilonia, poi sarà Roma, ma prima c'era Edom, fin dai tempi dell'Esodo. Per tre misfatti di Edom e per quattro non evocherò il mio discreto, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, perché ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. E allora la minaccia è sempre di appiccare il fuoco. E ancora Amon, l'attuale Giordania, gli Ammoniti, così dice il Signore, per tre misfatti degli Ammoniti e per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno sventrato le donne incinte della tribù di Galaad, una tribù che stava appena al di là del Giordano, e perché hanno per allargare i loro confini, e appiccherò quindi il fuoco alle mura di Rabbah, che era la grande capitale, e poi così Moab, finché, ecco il regno del sud, Giuda, da cui proveniva, per tre misfatti di Giuda e per quattro non revocherò il decreto, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non hanno osservato i decreti. Si sono lasciati traviare dagli idoli. Non gli resta quindi che profetizzare contro Israele. E allora Israele, dove lui fa il profeta. Così dice il Signore: per tre misfatti di Israele, per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno venduto il giusto per denaro, il povero per un paio di sandali, essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei semplici. Padre e figlio frequentano la stessa prostituta, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno, si stendono presso ogni altare, bevono vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure, pure io, e allora non ne scamperà uno. Vedete, sono decreti molto duri. Ma il profeta avverte: o cambiate o c'è il castigo di Dio. E poi allora qui ha passato in rassegna tutti i popoli. E a quel punto però si ferma a Israele al capitolo 3. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, israeliti, cioè del regno del nord, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto uscire dall'Egitto. Soltanto voi ho eletto tra tutte le stirpi della terra, perciò vi farò scontare tutte le vostre iniquità. Dove vedete l'elezione non è un privilegio, è una responsabilità. Dio dice: io vi ho eletto. Vi ho eletto, vi ho scelto come popolo santo e voi mi avete tradito, avete tradito l'alleanza, per cui io devo far scontare a voi tutte le vostre iniquità. E allora continuano queste invettive nella prima parte e sentite, è veramente molto duro contro Betel, la capitale. E il santuario del re. Ascoltate, attestatelo nella casa di Giacobbe. Così dice Dio, il Dio degli eserciti: quando farò giustizia dei delitti di Israele, io infierirò contro gli altari di Betel. Saranno spezzati i corni dell'altare e cadranno a terra.
Demolirò la casa che i ricchi si sono fatti per l'inverno, insieme con la casa che si sono fatti per l'estate, e andranno in rovine le case fatte di avorio, scompariranno i grandi palazzi, oracolo del Signore. E poi certamente vi dicevo, in quel periodo di grande benessere, c'era anche il lusso delle donne. E anche qui, certamente, Amos è molto duro. Noi ci sentiamo quasi violentati dalle sue parole. Ascoltate queste parole, vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti, porta qui che beviamo. Il Signore l'ha giurato per la sua santità, verranno giorni in cui sarete presi con gli ami. E poi un'invettiva ironica. Sì, andate a Betlemme in pellegrinaggio e peccate ancora di più. Andate a Galgala in pellegrinaggio e peccate ancora di più. Fate pure liturgie e sacrifici al mattino e poi ogni 3 giorni fate pure le vostre liturgie e le vostre novene, fate sacrifici di grazie, proclamate ad alta voce le offerte perché vi piace così fare, o israeliti. E poi c'è un pianto bellissimo. Eppure vi ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città e con mancanza di pane in tutti i vostri villaggi. E non siete ritornati a me. Vi ho rifiutato la pioggia 3 mesi prima della mietitura e non siete ritornati a me. Vi ho colpito con la ruggine e il carbonchio, malattie vegetali delle piante, le conoscete. Vi ho inaridito i giardini, i fichi, gli oliveti e non siete tornati a me. Ho fatto salire il fetore dai vostri campi fino alle narici e non siete tornati a me. Non siete tornati, non vi siete convertiti. Quasi un pianto, vedete, un lamento del Signore per il suo atteggiamento così benevolo e invece Israele non ha ascoltato. Nella seconda parte, dal capitolo 7, 1 al capitolo 9, 10, abbiamo già visto anche la vocazione del profeta, ma noi abbiamo soprattutto delle visioni. Visioni sono sette, non le leggiamo tutte, le potete vedere. Come le piaghe d'Egitto. Il profeta vede venire la siccità, vede venire delle cavallette. A un certo punto ha una visione molto strana. Vede un piombino. Il Signore gli dice: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un piombino. Sapete, un piombino con un filo. Il Signore gli disse: io metto un piombino in mezzo al mio popolo che misura quanto è storto. Insomma, vedete un linguaggio immaginifico, ma molto ricco, ma molto bello, che certamente ci tocca. La quarta visione è un canestro di frutta matura. Un'altra visione ancora che noi abbiamo è la visione del santuario e così via. Vedete, c'è già il genere che poi troveremo nei profeti. Io vidi visioni, Amos le ha già, ma la promessa è sempre più forte delle invettive. Ed ecco allora due promesse che estrapolo, che sono molto importanti.
la prima, al capitolo 8, versetto 11. Ecco, verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò una fame nel paese. Non fame di pane, non sete di acqua, ma fame di ascoltare la parola del Signore. Allora andranno da un mare all'altro, vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno più, perché tutte le volte che il profeta ha parlato non l'hanno ascoltato. E poi la prospettiva finale al capitolo 9, versetto 11, verrà un giorno in cui rialzerò la capanna di Davide che è caduta, cioè la capanna messianica, la casa di Davide, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come i tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, Dio degli eserciti. Verranno giorni in cui chi ara si incontrerà con chi miete, chi pigia l'uva con chi getta il seme. Dai monti stillerà vino nuovo, colerà giù per le colline, farò ritornare gli esuli del mio popolo d'Israele. Si ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno di nuovo, pianteranno vigne, ne berranno il vino, coltiveranno giardini, ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai più divelti da quella terra che io ho concesso loro, dice il Signore dell'universo. Ecco, questa promessa, vedete, che è una promessa che si rinnova, attendiamo. Promessa di una grande pace, della terra che è un giardino, delle colline che sono piene di uva e stillano del vino, e tutti sono nella pace e nella gioia e ricostruiscono e abitano ciò che è stato devastato e distrutto. È la grande speranza che conclude anche una profezia così dura, abbiamo visto quella di Amos, ma contro un regime corrotto del re, contro dei sacerdoti corrotti e falsi che avevano messo la religione a servizio del potere, contro tutti quelli che non esercitavano la giustizia, ma che anzi pensavano solo a se stessi. Amos è veramente, nella tradizione giudaica, il patrocinatore della causa dei poveri, della causa di quelli che sono calpestati. Lui e Elia vengono sovente chiamati i padri dei poveri, quelli che stavano dalla parte dei poveri, e certamente il loro messaggio è tra quelli più infiammati. Credo che sia bene che rileggiamo Amos, perché si tratta davvero di capire come il monoteismo etico di Amos, cioè la fede in un Dio solo, ma che richiede una pratica economica, politica, storica, è quello ancora che è il nostro Dio e che non è venerato da liturgie sontuose, ma che è venerato e riconosciuto se noi viviamo nella giustizia e se noi ci ricordiamo di tutti quelli che sono vittime della storia, della società. Mi fermo qui.